Fausto Stan, presidente del Carnevale Sassinese. Beh, la domanda che le posso dire e fare è solo questa. L'ho visto un po' teso prima di questa partenza, le dico solo adesso come si sente. Mi sono emozionatissimo. Sono emozionatissimo perché ho una famiglia dietro di me che sta lavorando. Abbiamo lavorato tanto e questa mi onora di soddisfazione, perché la gente, i carri, per me, come hai detto prima, è giornata doppia, quindi sono fuori di me, credimi. Con Matteo Cappelletto, sindaco di Sestino di Livenza. Beh, cosa dire? Una giornata che il sole ha baciato San Stino, tantissima gente, 28 cari che sfilano, un impegno indubbiamente dell'associazione, ma anche tutto sommato dell'amministrazione comunale, che è sempre vicina al Carnevale di San Stino. Le chiedo solo un suo pensiero di questa bellissima giornata. No, la giornata è perfetta, sta riuscendo nel migliore dei modi, sia dal punto di vista dell'organizzazione che della presenza dei cittadini, e il meteo sicuramente aiuta. Io ci terrei a ringraziare ovviamente non solo il comitato organizzatore, che da tanti anni sta permettendo tutto questo e questa crescita continua, ma anche tutti i tecnici comunali, le forze dell'ordine, i volontari che si occupano degli aspetti sanitari, sociali, di garantire dei momenti anche di ristoro per i cittadini, perché poi alla fine magari fanno un lavoro che è meno visivo, meno impattante dal punto di vista di tutti, però queste feste riescono anche grazie al fatto che c'erano queste persone che si mettono a disposizione, che sono qua da stamattina e queste settimane per studiare tutti i dettagli, per realizzare un momento come questo. E il fatto che la cittadinanza lo apprezzi, che ci sono tante persone che da fuori, ci sono qua quest'anno anche tutti gli amici di Dolo con cui è nato questo bel gemellaggio col Carnevale degli Storti, ed è veramente una bella giornata positiva dove le persone stanno assieme volentieri, e questo è sempre bello. Ecco, siamo anche quest'anno in diretta, un grazie anche all'Agenzia Europa di Bibione, alla famiglia Basso, che ci ha permesso col suo sponsor di portare San Stino al di fuori di San Stino. Questo è un biglietto da visita indubbiamente importantissimo per una cittadina come San Stino. Certo, sono delle realtà che partono a San Stino e sono arrivate lontano e hanno fatto crescere realtà come quella di Bibione ed altre come l'Agenzia Europa. Io non posso che essere orgoglioso che dei concittadini nostri, che sono sempre così legati al nostro territorio, lo sostengano in vario modo, ad esempio permettendo questa diretta che ci permette di arrivare in tante zone d'Italia e che tante persone possono essere qui anche se magari sono lontane. E devo dire la sera verità che questa cosa è molto apprezzata anche da magari da chi è più anziano, da persone che magari hanno poca possibilità di essere qui presenti quest'oggi perché magari ammalate o perché magari sono lontani, e che hanno modo di viverlo grazie alla TV. Grazie a voi quindi. Grazie sindaco. Grazie a voi.